Salvatore, è scoppiato il boom di fare radiografie, TAC, analisi di tutti i tipi, ecografie, ma perché tutto questo? Beh, da quando il signore Illuminante, figli dell'Illuminante, persone che hanno delle informazioni, e una mente superiore alla nostra, hanno deciso di plagiare l'umanità e fare quello che vogliono. Così circa 50 anni fa, 60, 70 anni fa, forse 80, hanno cominciato con gli zaccate, perché li portavano in guerra, non più le gallette dure che dovevano mettere nell'acqua, ma li mettevano in scatole e ci mettevano tutti i veleni per mantenerli per anni, e quelli mangiavano veleni. Poi hanno capito e hanno deciso che con le nuove tecnologie si potevano fare esami, i chimici potevano fare esami, e loro prendevano il copyright di quel potenziale, lo gestivano loro perché compravano questi chimici sotto il loro controllo e facevano e davano tutto quello che volevano. Quindi oggi come oggi, per esempio, una donna incinta non sa, non riesce a capire, povera disgraziata, che la vanità che lo porta, perché ha il pancione così, come se fosse, è quello di quella trasmissione che ballava nel letto, la pancia non c'è più, la pancia non c'è più. Ma che vorreste capire, pure gli animali rimangono incinti. E la mia Nardina, moglie di Black Brown, ne faceva 8 ogni volta. E 8 senza levatrice, senza medico, senza controlli, senza sanità, nella sporcizia completa, a terra, dove i medici dicono virus o batteri. Non è vero. I batteri e i virus sono dappertutto, pure in aria. Siamo noi che, essendo sani, con i filtri sani, impediamo a questi virus e a queste batteri di penetrare, perché li distruggiamo. I globuli bianchi, il sistema immunitario li controlla, ma se i nostri sistemi vengono alterati, non c'è più niente da fare. Ebbene, non solo con le analisi, ma con le radiografie, con questo tipo di sonoro, di onde, di ultrasuoni, che devono andare a vedere com'è il bambino, se è maschio o se è femmina. Scusa, da quanti milioni di anni che non c'erano questi macchinaggi, i bambini nascevano tutti sani, non malati, non isterici, non schizofrenici, senza leucemia, senza insufficienza renale, senza alterazione genetica. Ora tutte queste malattie sono comparse all'improvviso, no. Sono state decretate dalle TAC, dalle risonanze magnetiche e da altri bombardamenti che fanno negli ospedali, dove per una cosa del genere si prendono un casino di soldi. E li paghiamo noi questi soldi. A me volevano portarmi a Palermo per aprirmi la scatola cranica che già era aperta. Per far che? Per fottere un casino di soldi per l'operazione, e mi avrebbero ucciso, perché questo era il loro motivo. Ma io ho rifiutato, non mi sono fatto mettere le mani addosso e sono vivo. Tutti gli altri sono morti. Un bambino di 8 anni è caduto, ha avuto una botticina qua, l'hanno portato dove volevano portare me, gli hanno trapanato il cranio, gli hanno fatto un buco, gli hanno assorbito, dicono, l'ematoma, ma che è? Forse gli hanno assorbito le cellule. E dopo 2 giorni è morta. Non paga i danni, non le paga nessuno. Cioè, vedi, quelli che mi si scagliano contro, e qualcuno mi si scaglierà contro e dirà che Carlo era d'accordo con me, ma non può dirlo, perché prima era in un modo, adesso era in un altro modo. Tranne se non sia proprio uno stronzo di merda. Beh,
queste qua non possono più negarla, ma lo negano lo stesso perché sono pagate. Perché mi hanno tolto il bagno? Perché ci sarebbe stata una rivoluzione copernicana. Che tutte quelle che la medicina dichiara morte, con un mese di vita, dategli da mangiare, scusa, sta morendo, gli dai da mangiare per farlo morire più presto? C'è, la gente lo fa, segue, quello è un luminare della scienza. L'ho pagato 5.000 euro. Per dire cosa? Per ammazzare tuo marito, tuo figlio, tuo padre, tua madre, e li paghi pure. Cioè, quanto dovrebbero dare a me che escono ringiovanite, rivitalizzate, riconnesse, e da loro escono malati per come erano, non le curano e le pagano ogni volta. Cioè, questo non lo dicono, dicono a me, tu ti fai pagare. No, io non mi faccio pagare.